criticare i nostri figli e chiunque altro. Sì, esiste una tecnica, una strategia che indica la saggezza ebraica per criticarne il modo giusto. La mistica ebraica fa riferimento alla metafora della sauna. Sapete com'è fatta una sauna? Per avere gli effetti giusti nella sauna bisogna salire qualche gradino e in più dentro la sauna fa molto caldo. Una volta all'interno della sauna c'era un signore che picchiettava sulla schiena con delle foglie in modo che la circolazione del sangue aiutasse la depurazione dalle tossine. Se l'incaricato avesse picchiato la persona nello stesso modo fuori dalla sauna, probabilmente quest'ultimo l'avrebbe denunciato. Cosa succede dentro la sauna prima di tutto? Prima di picchiare la persona, prima di criticarla. La persona deve essere posata su qualche scalino, deve essere innalzata in più. Quindi dobbiamo iniziare lodando la persona, ricordandole tutti i suoi lati positivi. La seconda cosa che succede dentro la sauna è che dentro la sauna fa caldo. E quindi cosa succede? Si è creato un ambiente caldo, caloroso, pieno d'amore. E quindi la prossima volta che vogliamo criticare una persona, che sia nostro figlio, che sia il nostro consorte o anche un nostro collega, prima iniziamo facendogli capire che lo amiamo, che lo facciamo per il suo bene. E poi, ora che sai che ti stimo, ora che sai che ti amo, c'è questa piccola cosa che ti domando di guardare. Questo è quello che si chiama la critica costruttiva, che porterà sicuramente il nostro interlocutore a effettuare con serenità il cambiamento che gli è stato detto.